Sono in compagnia di Laura Efrichian, come giustamente lei mi ha sottolineato dall'inizio della puntata, perché qui sono due le cose che si chiedono. Primo, perché Caterina dice Efrichian e non Efrichian? E la seconda, cos'è successo al braccio? Partiamo dal cognome. Va bene, è giusto Efrichian. Efrichian è giustissimo. Non è facile per gli italiani mettere l'accento così, però Efrichian è Efrichian. Quindi noi siamo nel giusto. Oh, meno male, una è andata. Lei è la fidanzatina d'Italia, che così è stata definita dopo la storia, durante la storia con Gianni Morandi. La seconda, che ti è successo al braccio? Sono caduta, banalmente in casa, inciampata in un gradino e mi sono rotta il metatarso, non so come. Capita, ma gli incidenti domestici lo sai che sono al primo posto tra gli incidenti, e sono brutti. Chi ti ha aiutato? Con chi eri in casa? Da sole? No, no, non ero sola, c'era anche Rita, una donna che mi dà una mano. E mi ha dato una mano a tirarmi su perché non riuscivo più ad alzarmi. Ti stiamo vedendo in alcune foto di un po' di tempo fa e la tua storia comincia dal teatro, dalla scuola del teatro piccolo di Milano con Giorgio Streller. Quindi insomma è una partenza di carriera stupenda e parti con un giovanissimo Giancarlo Giannini nello sceneggiato televisivo David Copperfield. Parti subito con il botto, lo rivediamo. Sì. Perché non rispondevi? Che proveresti se io non ci fossi più? Non dirmelo neppure per scherzo. Vediamo un po' quanto hai scritto oggi. Così poco. Beh, sai, certi giorni. Non che mi importi, sai? Quando scrivi sei tu che te ne vai lontano da me e mi lasci sola. Ma se avrò successo, tutta la nostra vita cambierà. Ti piace? Ti piace rivederti? Io? Sì, mi piace rivedermi, mi fa tenerezza, specialmente qui nel Copperfield, perché è un personaggio che mi ha dato una tale popolarità, è un personaggio che è legato proprio alla... Ma fisicamente ero proprio io così. Sai quando hai la parte giusta al momento giusto? E quindi devo dire che Maiano poi mi ha, come sempre, lui serviva gli attori in una maniera straordinaria e quindi sono molto legata a questo. Ho avuto due partner straordinari, in Cittadella era Alberto Lupo e qui avevo Giancarlo Giannini, eravamo coetanei. Adesso lui è in cima alla vetta, bravo. Bravissimo. Non avete rapporti, non vi sentite, non siete... Ma no, adesso eravamo amici, ma insomma ormai sono passati tantissimi anni. A un certo punto arrivano anche i Musicarelli e arriva una lacrima sul viso. Sì. Con Bobby solo. Sì. La lacrima sul viso era stato il primo di una serie di film, ma io assolutamente non pensavo che potessero avere fortuna. Decisi di farlo perché tu sai che gli attori hanno sempre bisogno di guadagnare, c'è sempre la fame incombente dietro la porta. Quindi ho detto, vabbè, io intanto faccio un bel film che era La suora giovane, che poi andò anche al Festival di Venezia. Farò questa cosa con Bobby solo perché mi serve per guadagnare. Andò bene. E invece il film importante... Nouvelle Vague non fu molto capito e invece La lacrima sul viso straripò i botteghini proprio. E così... Com'era Bobby solo sul set? Lo dico per la centesima volta, negato. Posso dirlo, negato. Negato? Per fortuna l'ho detto sempre davanti a lui e lo sa e c'è sempre riso. Non ha la più pallida idea di che cosa sia stare in un palcoscenico a recitare. Non lo sa. Ma è vero che fu minacciato Bobby solo poco prima della scena del famoso bacio? Ma no, quelle sono cose che si inventano. Non è vero? Ma per carità, ecco. Ma ci mancherebbe. No, ti ho fatto questa domanda perché in realtà lui ricorda questo. Sì, lui ricorda che allora io avevo un fidanzato altissimo
che deve essere un destino mio. Oggi eravate tutti 1,93. Eh sì, perché oggi tra Nadege e Bertolino, io normale ho messo il tacco, questa certo. È la verità. E avevo questo fidanzato altissimo e quindi lui mi vedeva che uscivo con lui e mi diceva, ma porca miseria, ho paura perché quello mi, se mi dà un cazzotto mi stende. Non era cuor di leone, Bobby solo, detto anche che si chiama Roberto, in verità si chiama Roberto Satti. Ti fermo perché Bobby solo mi ha lasciato una cosa per te. Ah. L'aneddoti con la bella e brava Laura Efrica risalgono al film Una lacrima sul viso. Io avevo solo 19 anni, ero molto timido e mi ricordo che durante la scena del bacio lei aveva un fidanzato che si chiamava Marino Masè. Era un attore e campione di baseball e rugby. Un uomo di 1,85 m, durante la scena del bacio, lui mi ha detto da un balcone che osservava la scena: se la baci sulla bocca vengo giù e ti spacco la faccia. Allora l'ho baciata molto timidamente come potevo. Cose che succedono. Mi torna nuova questa cosa. È vera quindi. Ah, è vera. Io non cioè, non tu non lo sapevi? No, non ho saputo niente, né che non sapevo niente. Però effettivamente il bacio che ci siamo dati è stato castissimo, molto, molto casto. E c'era stato lo zampino del tuo ex fidanzato, il tuo fidanzato di allora? Evidentemente sì. Vabbè, passato. Passato. Scusami Laura, ma poi alla fine questa storia con Marino com'è andata dopo il film? Beh, no, è finita, è stata una storia che è durata molto poco. Il tempo di minacciare Bobby solo? Sì. Ho capito, va bene. Cioè, dopo un po' arriva Gianni Morandi ed ecco perché Laura Efrichian viene denominata la fidanzatina d'Italia, perché in quel momento, beh, tu eri già famosa, eri più famosa tu di lui. All'epoca sì. Non prevedevo di innamorarmi di uno che sarebbe diventato un number one, diciamo. Avevi avuto occhio. E non c'era più Marino a minacciare nessuno. Ora ovviamente noi scherziamo, perché in questo filmato diciamo che i baci con Gianni Morandi erano un po' diversi di quelli, vero? Con Bobby solo, sì. Ecco. Prima erano timidi, questi? Forse abbiamo avuto molto tempo... per provare per... a casa? No. No, abbiamo avuto tempo perché in cinema, lo sai che ci sono delle pause lunghissime? No, perché io non l'ho mai fatto. Ecco, ci sono delle pause infinite. Mamma e hai il camerino, Cinecittà, aspetti. E Gianni arrivava sempre con la chitarra, suonava la chitarra, mi cantava le canzoni. Abbiamo avuto modo di familiarizzare. Sicché quando arrivò anche il bacio... eravamo già molto intimi. Ecco, è su questo, sull'intimità. Vediamo. Oh sole, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Molti baci, vedo. Molti baci. Molti. D'altra parte eravamo una coppia innamoratissima. Normale, no? Normale. È successo però che vi siete anche lasciati. Senza gossip, senza rumore, no. Vero Laura? Sì. Capita, io credo che capiti proprio alle coppie che si incontrano molto giovani, che si innamorano di quel famoso amore che si dice, sai, il primo amore non si scorda mai. Quell'amore che poi... poi finisce perché si cresce, non dura. Però è stato un gran bel periodo, una gran bella storia. E poi finisce, ma meno male che finisce rimanendo una bella storia. Guardiamo questa foto. Questa è una foto scattata nel 1967. E proprio il 67 è stato un anno
particolare e brutto per voi. Perché un po' di tempo fa, sul settimanale Di Più, tra l'altro, tu per la prima volta hai raccontato quello che erano soltanto dei gossip allora. Perché per la prima volta tu hai raccontato di aver perso la tua prima figlia. Sì, è vero. Io non so se l'avete letta questa intervista. Sì, l'ho vista, sì. Erano altri tempi, dove le cose forse si potevano anche nascondere, il dolore poteva anche essere vissuto in maniera riservata. Sì. Però eri incinta per la prima volta. Sì. Ma d'altra parte, veramente Gianni in quel momento era esploso e era difficile nascondere questa gravidanza, ma poi sai, quando rimani incinta non pensi mai che possa finire male, soprattutto quando hai 20 anni, non prevedi, non lo sai, sei sicura che tutto andrà bene, e invece poi la realtà ti mette di fronte a un dramma così, e ti dico la verità, ancora non ho dei ricordi molto precisi. Perché tu partorisci a 7 mesi? 8. 8 mesi. 8 mesi. E quindi ho dei ricordi molto. Ricordo a pezzi. Ricordo il momento che ero a casa e nevicava. Era il 5 gennaio. E ero sola con la mia nonna. Poi ricordo la corsa in clinica, poi ricordo soltanto una corsa verso una sala da operatoria, poi tutte queste lenzuola bianche, poi torno nella camera e vedo che mi portano fiori, fiori, fiori. Dopo un po' ritornano le infermiere, prendono i fiori e li portano via. Questa sensazione di ma perché li hanno portati se poi devono portarli via? Insomma, questa sensazione di disagio che sentivo, non capivo bene. Insomma, poi a un certo punto ho sentito la voce di mio padre che diceva qualcuno glielo dovrà dire. E lì ho pensato che c'era qualcosa che non aveva funzionato. E in effetti poi Gianni venne, fu molto bravo, molto trovò le parole giuste. Insomma, due ragazzi che affrontano una tragedia. Vostra figlia ha vissuto solo 9 ore. 9 ore, sì. Io non l'ho vista. No. Credo che neanche Gianni l'abbia vista. Due ragazzi giovani, innamorati. Per fortuna la vita poi vi premia, certo. Perché diventate genitori dopo poco, dopo un anno. Sì. Forse proprio perché eravate tanto giovani e innamorati, riuscite a superare un dolore così forte. Perché è già un dolore quando si perde un bambino nei primi mesi di gravidanza, ma addirittura partorirlo. Sì, terribile. Quella sera Gianni aveva un impegno di lavoro. Sì, c'era la finale di Canzonissima, o non so se si chiamava Canzonissima. Scala Reale. Scala Reale. Scala Reale. Scala Reale. Sì, anche lui andò a cantare perché lo spettacolo continua. Fu un momento duro. L'hai convinto tu? Non me lo ricordo, non mi ricordo di avergli detto qualche cosa. Ricordo solo una cosa buffa che in televisione si vede della pubblicità e c'era una pubblicità di un borotalco, si vedeva un bambino pennanato e mia mamma che si metteva davanti al televisore perché io non lo vedessi. Anche quello fu un segnale. Mamma continuò poi per giorni, ogni volta che c'era un bambino o spegneva o si metteva davanti allo schermo. Povera mamma. Cercava di difenderti. Certo.
quando rimani di nuovo incinta, Laura? Avevi paura? Paura, tanta paura. Paura e però una voglia di vedere questo... Non passano mai questi 9 mesi, non passano mai. Stupenda. Guarda. E poi quando ho visto... quando ho avuto Marianna, poi avevo dovuto fare il cesareo e quindi mi hanno detto, è nata, è tutta perfetta, tutta... No, la voglio vedere. Ma guardi che gliel'assicuriamo, è viva, è bella. No, la voglio vedere. Hanno dovuto portarmela e lei la prima cosa che ha fatto mi ha acchiappato il dito. E allora ho detto, va bene, portatela pure via, adesso posso piangere del male che ho. Nasce Marianna e... Ah, guarda, non l'avevo vista, adesso è lei, immagino. È lei. È lei. E poi arriva anche Marco. E poi, dopo 5 anni, anche Marco. Io penso che sia un grande lusso avere un maschio e una femmina. Sì. Perché sono due mondi completamente diversi, sì, è vero. È vero. E poi loro sono molto diversi, ma sono proprio il figlio maschio e la figlia femmina classici, veri. Marianna adesso, per esempio, con questo fatto della mano e del gesso, sono dovuta andare a Bologna, quindi m'ha accudita e improvvisamente mi sono sentita la figlia di Marianna. Marianna è la mamma, è stata la mamma, poi mi ha accompagnato a Roma, ha cominciato a dire, mamma, dobbiamo ottimizzare gli spazi. E io mi sono trovata a essere la figlia che guardava questa mamma che apriva gli armadi, buttava via le cose. E si capovolge il rapporto. Ti è piaciuto? Ed è bellissimo, sì. Molto bello. E poi il caso della vita. Marianna si sposa con un grande cantante, con Biagio Antonacci. Vabbè, i casi della vita con questa cosa delle canzoni diventa imbarazzante. Perché non è possibile. Eccolo, Biagio. Biagio. Allora, Biagio. Loro hanno 2 figli e uno scrive canzoni. E ne ha scritta una per il nonno adesso, da quando lui è andato. E poi io ho un figlio, Marco, e canta anche lui. Eccoli là. Io spero solo che uno dei miei 5 nipoti... Oh, guardali lì, li vediamo tutti insieme. O il calciatore, o qualche volta forse decide di avere una fattoria con tanti animali. Vorrei che almeno uno in famiglia non cantasse. Vero, credo. Guarda, stupenda! Io scrivo, ho scritto anche un libro che uscirà fra poco. Ah. Io dipingo, lo sai che dipingo. Sì, sì, quello. Io sono, non sapevo del libro. No, adesso uscirà proprio fra pochi giorni. E io sono proprio una creativa. E quindi quando mi trovo con loro è un disastro, perché loro pensano solo a canzoni. Canzoni, canzoni. Io non so cantare. Mio padre mi diceva sempre, se tu devi cantare l'inno di Mameli, ti arrestano per oltraggio alla bandiera. E sposa Gianni Morandi, che ancora oggi è una tra le voci più belle della musica italiana. Sì, ha cantato anche una canzone che si chiama Canzoni stonate. È vero? Pensava a te? Non lo so, ma avevo il sospetto che fosse così. È bello quando ti dedicano le canzoni, eh? È bello, Laura. E poi pure Marco, quando è andato a Sanremo, ha detto no, Marco, non ti accompagno. No. No, ti sei rifiutata? No, ma non per quello, perché mi pareva che... soffrivo perché era il figlio di un cantante famoso e avevo paura che questo fosse per lui soprattutto un motivo di... Cioè, soffrivo per Marco. Però lui non soffriva per questo. E lui non soffriva proprio. Appunto. Marco, poi Marco è Marco. È Marco ed è indipendente, è un romantico indipendente. Vedi questa, la foto più bella che io abbia fatto. Ecco, raccontamela questa foto. Eravamo al mare
Era Marco, aveva, dunque era nato a febbraio e lì eravamo a luglio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, 5 mesi aveva Marco, guarda, è nato che pesava 4 kg, un pacioccone. E Marianna, guarda, guarda il sorriso che ha Marianna, incredibile, lei è la dolcezza. Poi adesso invece è diventata una donna mica tanto dolce, però... Questa foto ce l'hai a casa, immagino. Sì. Sì, sì, cioè è a casa ed è la mia foto preferita. Non so perché, la vedo... Forse perché so che cosa pensavo in quel momento, ecco. Mi ricordo che cosa pensavo in quel momento. Posso chiedertelo cosa? No. No, ragazzi, non glielo... No, non me lo dice. No. Una cosa bella. Comunque, ero in quel momento la donna più felice del mondo, posso dirti questo. Che bello, sì, dillo. Ero la donna più felice del mondo, comunque continuo ad essere la donna più felice del mondo. Non so perché io mi sento sempre così felice. Ti pare poco? No, mi pare tanto. Tranne quando Marco è andato a Sanremo, perché lì mamma soffriva. Beh, lui no, per niente, infatti fu anche molto bravo, 2002, guardiamolo. Allora, il prossimo cantante è figlio di un cantante e di un'attrice. È nipote di un direttore d'orchestra, è fratello di un'attrice e ha come cognato un cantante. La sei cavata? Me la sono cavata? Sì, sì, sì. Marco Morandi. Dove sei se non sei? Marco, Marianna ti hanno regalato 5 nipoti. Sì, tutti maschi, questo non glielo perdono. O almeno una femmina ci poteva essere, dai. Tutti maschi. Vabbè, pazienza. Meno male che è nata Marianna, perché almeno... E qualcuno di loro, non mi ricordo chi mi ha detto, ma sai, nonna, sì, allora è stato uno dei miei nipoti, non nascono più femmine perché nessuno può mettersi in competizione con Marianna, è troppo bella. Però qualche femmina in Kenya l'hai incontrata, visto che ti dedichi da anni ai bambini meno fortunati. Sì, questa è Eva. Eva è una bambina che è nata e non aveva praticamente le gambe, non le ha fino a un certo punto, poi ha dei moncherini, è stato uno shock soltanto vederla. E da quel momento ho cercato in tutti i modi, abbiamo trovato un ospedale, ha cominciato a fare la prima operazione, poi improvvisamente i genitori, per chissà quale idea, quale cosa possano aver sentito dallo stregone o qualcosa che è andata male, sono andati lì e l'hanno presa, l'hanno riportata a casa. Per cui io sto combattendo da anni ormai, da 2 anni, per trovare il modo di convincere i genitori a continuare, perché altrimenti rimane così, insomma, non... È un momentaccio per Eva, per me e per Eva. Però non c'è solo Eva, ci sono anche tanti altri bambini. Ce ne sono tanti altri, ma perché Eva... hai scelto questa... Non deve essere facile. Guarda, quando... Lo so, mi dicono tutti, ma perché? Se qualcuno mi chiama, perché poi si sparge la voce che tu ti occupi dei bambini, qualcuno ti chiama e ti dice, mamma, fai qualcosa per questo bambino, tu puoi dirgli no, no. Me ne frego. No, tu devi no. dire sì. Io dico sì. E che cosa devo fare? Non posso dire di no. Se qualcuno si rivolge a te, tu devi dire va bene. I tuoi nipoti hanno una nonna che sta dando un grande esempio. Lo sanno? Ma spero di sì. Comunque
in un libro che pubblicherò probabilmente nel 2000, quando avrò 85 anni, perché adesso che ne ho 80 uno deve uscire. A 85 anni uscire. 80. 80. E a 85 voglio che esca un libro dove racconto tutta la storia della famiglia e così loro sapranno qual è l'albero da cui sono nati. C'è un albero che affonda anche in Armenia, eh? Radici profonde, lunghe, di gente tostissima. Qualcosina mi pare di aver preso anche a me. Beh sì, no, guarda, su quello non avete proprio dubbio. Senti, visto che ci seguono anche dal Kenya, salutiamoli, magari già, ci stanno seguendo. È vero. Scusami, salutali. Allora, prima di tutto a Tiziana, bacio Tiziana, e poi a tutte le amiche che ho in Kenya, e anche agli amici, e anche a Cambi, se mi vede. Chi è? È il mio houseboy ed è il mio, quello che mi traduce in Swahili le cose che certo. Io non posso dire, non so, non l'ho imparato lo Swahili. Allora io ti ringrazio, torni quando esce il libro, io non sapevo nulla di questo tuo libro. Quando uscirà, non so perché continua a mettermi queste... Perfetta, sei bellissima. No, sai perché? Dimmi. Perché avendo ferma questa mano... Non deve essere facile parlare con una sola mano, tu che sei abituata... Sì. Vero? Avendo questo braccio così, questa mano va continuamente ai capelli, me lo dicono tutti, sempre con le mani. Ora c'è tua figlia che dopo l'intervista sì, te lo dice sicuro, Mariana. Mi dirà, mamma, che hai fatto, che hai detto, che cosa hai combinato. No, mamma è stata perfetta, Marianna, davvero. grazie, Laura. Verrò a parlarti del libro. Ci teniamo tutti. Va bene. Grazie.